Transfrontalier, mais je vais quand même me retenter. Bacini, no Bacini, Bacci, si. E dice che non è facile fare dei giochi di parole transfrontalieri, quindi in italiano, ma ci provo lo stesso, quindi Bacini si dice, allora diciamo no Bacini, ma Bacci, si. Vous avez compris en français? Ouais, ok. Bon. C'est énorme d'être là avec vous. C'est énorme de se rencontrer là, à cette frontière. C'est vraiment incroyable d'être là avec vous et de vous rencontrer à cette frontière. Je ne vais pas faire trop long. La nuit, la pluie arrive et on a des choses à faire et du trajet pour vous rejoindre. Juste dire que. On a un objectif à travers cette traversée, c'est de renforcer nos alliances, de renforcer nos rapports humains, de renforcer nos amitiés. E non sarò molto lungo proprio perché il tempo è poco e inizierà a piovere, abbiamo delle cose da fare, ma è importante sottolineare quanto sia importante questo incontro e l'obiettivo di questa carovana, ossia rafforzare e solidificare i rapporti, le alleanze da una parte all'altra della frontiera, gli incontri tra di noi. Che face aux logiques prédatrices, capitalistes, accapareuses qui n'ont pas de frontières, si on veut peser, si on veut résister et si on veut gagner, il faut nous aussi que nous soyons capables de dépasser les frontières. E quindi di fronte alle logiche predatorie di devastazione capitaliste che vediamo da un lato e dall'altro della frontiera, l'unico modo per anche noi essere forti e unire le nostre forze è appunto farlo anche oltrepassando la frontiera. Et donc dire autant au nom des peuples de l'eau, du Poitou, toute la gratitude à tous ces camarades et toutes ces camarades qui ont franchi la frontière pour venir résister au bassin de Sainte-Soline, pour venir résister à ce projet d'accaparement qui aujourd'hui concerne l'ensemble du territoire français. E quindi a nome di tutti coloro che abitano i territori del Mare Poitvin, dove si lotta appunto contro i grandi bacini idrici, voglio portare l'enorme gratitudine per tutti coloro che hanno attraversato la frontiera per arrivare a supportarci durante le iniziative e le manifestazioni che ci sono state a Sainte-Soline e non solo. E che donc on a entamé ce grand voyage qui va nous emmener jusqu'à Venise. Le pays d'où je viens, le Marais Poitevin, s'appelle la Venise verte. Et ce qu'on a en commun avec les camarades de Venise, c'est qu'on habite tous très très près du niveau de la mer. Tout le Marais Poitevin est compris entre 0 et 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et évidemment que nous serons de ces territoires avec Venise qui subiront de plein fouet l'effet de la fonte des glaciers, l'effet de toute glace fondue. Je rappelle que toute glace fondue continentale, c'est une surcote du niveau de la mer de 65 mètres. Quindi abbiamo iniziato questa carovana che terminerà a Venezia e il paese da dove arrivo nel mare Poitvin si chiama la Venise Verte, la Venezia Verde potremmo tradurre, e quindi quello che ci accomuna con coloro che abitano quel territorio è che i nostri paesi, i luoghi dove abitiamo sono molto vicini al livello del mare, stanno a tra gli 0 e i 5 metri sopra il livello del mare e che quindi saranno i primi che vedranno gli effetti di quelli che sono i cambiamenti climatici, l'innalzamento degli oceani e dei mari a causa appunto di quello che sta succedendo. Donc c'est ma dernière phrase. On vous remettra tout à l'heure, une fois arrivé dans le Val de Susa, un de ces gilets de sauvetage qu'on a transmis à nos camarades à chaque étape et qui vient symboliser à la fois c'est un gilet jaune et à la fois ben, ça vient bien dire qu'il y a besoin de sauvetage. Et pour finir également que vous sachiez, cette barque vient du Marais Poitevin. On a un objectif un petit peu fou et poétique qui est que ce bateau qui a connu hier l'eau du lac du Serpenson connaisse aussi l'eau de la lagune de Venise. Noba Saran. E arrivando poi a Venaus, nella Val di Susa, vorremmo donare questo giubbotto di salvataggio al movimento Notav in maniera simbolica, quello che abbiamo dato durante tutte le tappe di questa carovana, per dire che da un lato c'è bisogno di insomma, salvataggio, di essere insieme e dall'altro lato è un gilet giallo, quindi questo l'abbiamo fatto fino a qui e lo faremo anche ora e così come questa barca che vedete qua è
stata portata durante tutta la carovana è stata immersa nelle acque del lago della Serponçon, e quello che vorremmo fare è portarlo nella laguna di Venezia.